e sento il PC che fa. Oh, fra! Si spacca la scheda madre così! Allora, siamo qua con Molly, ragazzi, perché ci deve raccontare che cosa è successo. Io so già tutto, perciò un attimino ci voleva raccontare. Sì, però fra, non ti avvicinare così che fai paura così troppo vicino. Bravo, tienilo appoggiato da qualche parte, così mi fai vedere anche la mossa Kaposh, Klaksh e Leiba. Mettila, tu sei la mossa Kaposh, ti faccio io la mossa Kaposh, ti stendo per terra, mi sei rotto. Dai, non mi fare parlare, allora, prima, per favore. Sì, ma appoggia il telefono da qualche parte e poi parla, un attimo, dammi un attimo. Dai. 3 hours later. 2000 years later. Eccomi. Sì, ma scusa, ma puoi stare in piedi e parlare? Eh no, sei appoggiato. Io voglio stare in piedi a parlare. Se io voglio stare così perché sono agitato, mi fai stare così, scusa. Ma io dicevo proprio in piedi, che così almeno vedi che ti puoi muovere. Bravo, oh, ecco, così ti vedo, vai. Raccontaci quello che è successo, Money. In pratica, ragazzi, è facile. È facile, davvero è molto facile. Io stamattina, ieri, visto che siamo rimasti fino alle 5 di mattina svegli a giocare, ho spento il PC, sono andato a dormire. Mi sono alzato le 10, anche sono dormito 4 ore. Va bene, ho detto va bene, dai, vado al lavoro con gli occhi chiusi, ho bevuto 5 caffè. Finisco alle 3, corro velocemente per editare il minigioco, per farlo uscire. Entro, mi siedo tranquillo. Adesso vi faccio vedere anche cos'è, cioè com'è messo. Mi siedo tranquillo, mi metto le cuffie, Astro, comincio un po' a raccogliere i file che mi servono per scaricare la live di tech e tutto il resto. E sento il PC che fa un... E dico, che cavolo, altro cosa? E sento l'aria calda che mi viene verso di me, le luci rosse accese dentro sta scheda madre. Ho detto benissimo. Andiamo a vedere lì, la pompa è ferma. Adesso ve la faccio vedere anche la pompa, vedrete il macello che ho combinato in stanza. La pompa è ferma, dico benissimo, molto bene. Perfetto, dai. Allora è sempre lo stesso cavo di merda, cioè sistemo il cavo, si sistema tutto. Vado, trovo a sistemare i cavi, niente, i cavi non vogliono funzionare, perfetto. Ho preso, l'ho smontato, l'ho rifatto da capo, niente, non vuole funzionare, perfetto. Ora lo voglio riaccendere, prima si accendeva, l'ho acceso, niente, non si accende più, nel senso non fa vedere più Windows, non fa vedere niente, sta lì impallato con le luci arancioni. Vi faccio vedere com'è messo? Volete vedere com'è messo? Ragazzi, io c'ho una sfiga che mi segue da anni mi segue, cazzo. Guarda. Però fai paura così vicino a Saibi. Vai un po' più lontano. Ok, vai, che sennò così mi fai paura, vai. Ok, sei pronto? Sei wow, pronto? Wow, la postazione è madonna. Guarda, ecco la pompa. Eccola. Ecco il PC. È tutto qui assemblato. Basta, non potete vedere altro. Ragazzi, è finita male. Nel senso, è finita male. Stop, basta. Io la sfiga mi segue da anni. Volevo giocare, ero così contento. Oggi venivo, giocavo a Fortnite. Vincita Leiber, Don Bill, Dreri. Mi festeggiavo. Ero a posto. Perfetto, ragazzi. Il PC è smontato. Serve un case nuovo. Serve un liquido nuovo. Serve un fracasso di robe. Quindi, sai cosa che ha fatto? Ho chiamato il datore di lavoro. Gli ho detto, ascolti, bene, mi metta full time tutto il giorno perché sono disponibile tutti i giorni 24 su 24. Fine. No, dobbiamo fare comprare un nuovo pezzo di cibo e niente, raga, niente, tutto qua. Veramente la sfiga mi segue dappertutto. Appena le cose vanno bene, il video di oggi è andato benissimo, ho fatto 23.000 visualizzazioni, sono contento, ero carico, ho dormito poco, ho detto lo stesso edito, ce la faccio. Cioè i noob rimangono sempre i noob, cioè nel senso la sfiga mi segue da. Ma tu chi è che pensi che ti abbia mandato sta sfiga? Il malocchio della gente di sta città di merda. Malocchio, io appena faccio qualcosa di bello, che sono contento, che adesso tutto va bene, deve andare qualcosa di storto. Deve andare sempre qualcosa di storto. La pompa funzionava tranquilla fino a ieri. Oggi arrivo, accendo, non va più niente. Ma sei sicuro che non ci hai preso contro un calcio? Allora, tanto tempo fa, ragazzi, l'avevo demolito. Nel senso, l'avevo demolito, l'avevo lanciato per terra. Ho rotto i monitor, ho rotto le cuffie, ho rotto tutto. Poi, quando sono ritornato da essere rimasto, l'ho rimesso un po' a posto con i cavi, ho tagliato, ho fatto l'elettricista. Andava tutto perfetto, anche se faceva rumore. Ma però è andato down. Mi dispiace. Questa è la pompa qua che si è rotta così. Oh, ma ce la rifai vedere? Potete vedere la pompa. Cavoli. Quello è il pompa del nonno, quello. Eccola. No! Oh, è caduto fuori. Pronto? Oh, fra! Si spacca la scheda madre così. Pronto? Sì, la sfiga? Ah, è arrivata via email oggi? Benissimo, grazie. Ragazzi, io vi ringrazio tanto, veramente. Oggi volevo farvi compagnia, volevo stare con Tech in live, ma il destino mi segue. Il destino mio è lavorare 24-24 a farmi il
culo. Dai, ma non ti devi deprimere così. Io adesso sono incazzato dentro marito. Nel senso, sono andato a prendere la mia ragazza. Ridevo. Ma dentro ero incazzato. Volevo dire il posto. E chi passava volevo tirargli una testata. Ma no, capito? Devi stare tranquillo perché la vita è bella. Esattamente, bello. Oh, ti posso dire una cosa che mi stanno scrivendo in chat? Sai perché il PC è esploso? Per il video bomba. Perché hai fatto un video bomba? Oh, c'è Shampoo che ha scritto una cosa. Mi manca solo lui. C'è Shampoo che dice: lascia stare streaming eccetera, kebab. Sto zitto, vado a cenare ragazzi, prima che dico qualche cazzata qui adesso in questa live di tech. Mi faccio bannare, veramente, giuro su Dio. Io sono arrabbiato, lui mi prende per culo e ride, pezzo di merda. Se stai streamando tranquillo tu, io c'ho il PC qua smontato a pezzi, con i pezzi che volano nella stanza, le viti per terra, l'alimentatore per terra, non si capisce niente. Dai, seriamente, vado a cenare ragazzi, io vi auguro una buona live. Basta, non ce la faccio più, stop. Sì. Ah, c'è un altro PC bellissimo, il mio nuovo PC per streaming, eccolo qua. Oh, guarda che quello mi sta creando, quello fa spa business. Spa business. Saluto, ciao Twitch, ciao YouTube, ci vediamo tra 2 anni, ciao, vado a lavorare 3 mesi per comprare la pompa nuova, ci vediamo ragazzi. Oh, bene, amore. Oh, bra, oggi stiamo andando a fare una rapina, fra, su GTA. Wow. Non mi fai tanto accedito, fra. Dai, basta, stop, veramente, al limite, stop. Vado a riposare la mia testa, di trovare un modo, perché sennò divento veramente pazzo, fratello. Ci vediamo veramente. Ti auguro una buonissima live. Spero che Twitch ti regga, il tuo PC non esploda. Capito? Fra, occhio. Tutto a posto. A me non può esplodere il PC perché io non faccio i video bomba. Oddio, lol, ragazzi. Questo è quello che è successo oggi. C'è Monica che ha fatto esplodere il suo PC. Perché mi fai video bomba? Forse di dire ieri video bomba.